Ragazze dei 200 misti, ultima gara del programma di questa 4 giorni allo stadio del nuoto di Riccione, dall'alto al basso Scarpitti, Fresi, Accusinato, Franceschi, bravissima a conquistare il pass olimpico nei 400 misti, Pirovano, Gastaldi, Marini e Cocconcelli. Anche qua si comincia con il Delfino e soprattutto cosa ti aspetti da Sara Franceschi dopo quel passo olimpico nei 400? Beh, una bella conferma senza dubbio, abbiamo visto un po' di nomi nuovi, al femminile è lei, senza ombra di dubbio quella che è emersa in maniera prepotente da questi campionati, bellissimo il suo 400, oggi deve necessariamente ripetere la vittoria, trova una Accusinato ovviamente agguerrita, trova una Pirovano che non vuole lasciarsi staccare in maniera netta e poi in corsia 8, è vero, sarà la ottava gara per la Cocconcelli, però è un'altra delle atlete che in questo campionato si è fatta vedere con intensità. Sara Franceschi che transita in quarta posizione dopo la parte da notare a Delfino e l'area Accusinato davanti invece 28 e 42 per la Veneta, con il dorso si riporta sotto Sara Franceschi, guadagna la seconda posizione, va all'attacco di Ilaria Accusinato, vediamo se riesce ad effettuare il sorpasso, sì per pochissimo. Una Sara Franceschi nettamente più veloce nel dorso rispetto a tutte le avversarie, vasca notata in 33-32 per lei, 1-0-2-0-3 il passaggio ai 128 centesimi di vantaggio sull'area Accusinato, 8 decimi meglio di Anita Gastaldi. E adesso la rana. Sì, ci mette sempre un po' la Franceschi a trovare il ritmo, a trovare quella fluidità nel dorso, emerge benissimo nei secondi 25 metri, stesso discorso per la rana, è una mistista, è vero, da sempre, però non è impeccabile nei cambi di ritmo, ha bisogno di strada per prendere velocità. Ecco, la rana si riporta sotto, Anna Pirovano, spalla a spalla Franceschi Accusinato, invece lì davanti vediamo di quanto riesce a recuperare la Pirovano, Sara Franceschi 1.39.84, 51 centesimi meglio di Ilaria Accusinato, una Sara Franceschi che storicamente non ha nello stile libero di chiusura il suo cavallo di battaglia, ma nel quale è comunque migliorata tantissimo. Qua si va ad un finale entusiasmante con Sara Franceschi sempre leggermente davanti rispetto ad una Ilaria Accusinato che sta tentando il recupero disperato, c'è sempre margine per Sara Franceschi, adesso prova a spingere più possibile Ilaria Accusinato, Franceschi ancora leggermente in testa ed è Sara Franceschi che fa doppietta, 2.11.57 il tempo che le consente di vincere il titolo italiano, 2.11.75 seconda posizione Ilaria Accusinato, terza Anna Pirovano, 2.13.70. Gara viva e spietata se vogliamo nel suo esito, premia la mestista al momento migliore in Italia, una bella doppietta per lei. Eravamo in debito con Alberto Razzetti, vai Elisabetta. Alberto, dicevamo l'Olimpiade è un sogno e adesso poterci andare sicuramente, insomma, ti fa venire in mente un sacco di altre cose. Sì, sì, no, tantissime cose, l'ho sognato per tanto tempo questo momento. Devo ancora un po' realizzarlo, dico la verità, poi soprattutto sono veramente contento di come è andata la gara, anche il tempo è incredibile, volevo assolutamente fare 1.57 anche perché già sono andato vicino ad agosto, però addirittura fare 57.1 non avrei detto sinceramente, quindi sono veramente contento. Verso le Olimpiadi ci sono gli europei in mezzo, come l'affronterai, cosa speri di ottenere? Beh sì, certamente quella lì è una tappa importante, poi sarà la mia prima nazionale assoluta in vasca lunga, quindi la vivrò da matricola. E sarà divertente, sono sicuro, comunque bene o male li conosco già i ragazzi, quindi sono sicuro che non avrò problemi e spero di fare il meglio possibile, di migliorare le mie gare e chissà dove si andrà, insomma. L'auguriamo naturalmente, a presto e auguri per Pasqua. Grazie. Se Sara Franceschi arriva abbiamo il tempo per un mini telegramma, Elisabetta, siamo quasi in chiusura. Sara, velocemente stiamo chiudendo, una battuta su questa tua doppietta e su questo campionato, velocemente. Beh dai, contenta perché comunque ho migliorato il mio tempo. Il tempo per le Olimpiadi non c'è, però sono contenta lo stesso, chiudo veramente un campionato soddisfatta. Grazie, ciao. Tanti auguri. Grazie Elisabetta Caporale per essere stata con noi. Grazie a voi, a presto, ci vediamo a Budapest.